Se state cercando un mazzo che non prevede al suo interno nessunissimo animale peloso che balza di qua e di là per tutte le location, questo è il video che fa per voi. Perché vi posso assicurare che qui dentro, in questo mazzo, non prevede nessun tipo di animale, ma bensì un dio. Anzi, se vogliamo, una dea. Vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale e andiamo subito con il contenuto di oggi. Loki, il dio dell'inganno. Possiamo inoltre notare una miriade di carte tech che ci vanno in qualche modo a far giocare in difensiva per poi andare a switchare tutto con Loki e andare a rompere l'avversario. Poi in qualche modo ci abbiamo anche la combo Kitty Pryde Angela, no? Per giocare in curva. Sarebbe... cioè, a me piace in questo mazzo giocare sempre in curva con Kitty Pryde. E se notate comunque tutte le nostre tech card sono utili. Una switch di location. Abbiamo Enchantress per gli Ongoing. Abbiamo Red Guard per quelle carte che non sono un wing ma ci serve in qualche modo silenziare, tipo una Nebula, tipo un Dracula, tipo che ne so, un Sasquatch, ecco. O Shang per le carte cross e poi tutti gli altri, lo sapete, dobbiamo in qualche modo pescare più carte possibile dell'avversario. E vi faccio una domanda, ma secondo voi esiste una variante Argem più bella del Loki? Perché a gusto personale è soggettiva la roba, Loki subito prima mano gustoso. Per me questa variante ha vinto tutto, raga. Per me ha vinto tutto. Snowcart intanto sul tunnel quantico. Ma sai che potrebbe essere bella come roba tunnel quantico che ci prende il Jeff? Io uno snappettino comunque lo farei. Cancun. Ah, c'è la nuova location infatti. Perfetto. Cable. Dai, giochiamo Cable. Spero... no, aspetta. Magari non lì. Magari non lì, esatto. Perché può prendermi Red Guardian, può prendermi Shang, che sono carte utili, capito? Facciamo Cable. A parte tutto che... questa location è un po' meh. Oddio mio, no. Ok. Pixie, raga. Pixie, quindi mi devo aspettare cosa io? Mi devo aspettare un... io intanto ho preso White Widow, che è molto bella. White Widow. Oppure, visto che c'ho la prima, facciamo Snowguard, magari. Facciamo Snowguard, esatto. Ah, ok, non ce l'ho sul tunnel qua. Pensavo di sì. E poi 2-1-4 possiamo benissimo fare Loki. Ma che ce frega. Buttiamo qui Loki. Oh, sono 6 carte comunque. Voglio vedere quello che c'è lui. Nebula, Nocturne, Echo, Mobius. Ah. Ok. Io non so se Echo potrebbe tornarmi utile. Io non lo so questo. Però io Sasquatch lo devo giocare. Io devo giocare Nebula. Magari Nebula qui. Io devo giocare Echo, visto che ci abbiamo la prima. E giochiamo Jeff qui. Però possiamo anche giocare cosa? Mobius. Anche se Mobius non ci interessa. Però sì, giochiamo più carte possibili, così che poi noi possiamo in qualche modo giocare Sasquatch ancora di meno. Tipo così, no? Io faccio una roba del genere. Ok. Frate, ti prego, non mi dare carte che mi possono tornare utili, tipo Enchantress. Shang, no, frate, c'ha Sasquatch lui. Echo! Echo! Non ci voglio credere, Echo. Frate, che vuol dire Echo che gli butta fuori il profix? Subito Sasquatch. Facciamo Nocturne e facciamo Snowguard. Ok, lì abbiamo vinto. L'importante è vincere anche a destra. Snowguard. Switcha e c'è Nebula, vabbè. Nico Minoru. Diventa demone. Nebula. Basta? Basta lì. Non basta. Abbiamo vinto. Non ci voglio chiedere 8 cubettini. Grazie ad Echo. Dai, abbiamo vinto tutte e tre le location. Cioè, col salto di poi avremmo vinto tutte e tre le location. Sì, ok. Però Echo, signori, è la prima volta che in qualche modo riesco a far valere questa carta. Vai! 8 cubi, guarda quanto è bello sto mazzo, 8000 ettati, ok. Già abbiamo capito il potenziale del mazzo, Quinjet subito al posto di Snowguard. E io preferisco fare subito Quinjet, perché noi ci sconta tutto, ok. Poi c'è la variante che comunque, quella del Ghost Rider è molto bella. Mazzo specchio, e vediamo chi è che la dura la vince, no? Hotel Inferno, ok. Angela, ok, dimmi che anche Angela. Ok, Jeff via, Cable. No, Cable no. E mi distrugge il mio Cable, capito? Ah. Ah, ho capito. Ho
capito questa roba, sai. A sto punto direi Nocturne, frate. Va bene Mobius, se noi ci abbiamo Red Guardian per quella roba. Non è un problema questo. Ma guarda Loki, ma io devo fare per forza Red Guardian perché altrimenti non la racconto. 3, 2, 5, ci clughiamo? Ci clughiamo. Possiamo farlo pure dopo. Possiamo fare Snowguard più Loki, capito? Magari Ant-Man lo giochiamo. Perché no? Qui ho 50-50, ti prego Red Guardian, non fallire. Ha fallito. Vabbè, io ti direi fare Snowguard più Loki, ma a sto punto non lo so. Che lui è il mio stesso mazzo, io non so se... capito? Fare Crossbones. Capito? Fare Crossbones Snowguard. Perché indipendentemente io pesco le carte ma ce l'ho a costo originale, non me le sconto. Ma perché Crossbones non glielo buttiamo qui, in effetti? Non so che cosa giocare però. Vai, proviamo così. Proviamo così, dai, proviamo così, proviamo così. Quinjet Loki, dai. No? Vabbè. Oh, Star-Lord. Agente Coulson. Facciamo così. Andiamo a 7 e... ma... troppo. Allora, lui come ci arriva comunque a fare 11 punti? Parliamone. Io lì non gli butterei nulla. Poi farei Agente Coulson qui, qui. Star-Lord qui e Kitty Pryde. Vediamo. Capito? Perché noi lì mettiamo 11 punti comunque. Ok? Abbandona questa. Basta vincerne una location su due di queste qua. Ah, mi sa che non vinciamo a sinistra. Bello. Bello. Ma guarda tu come abbiamo perso lì. E non basta, signori. Ant-Man. Vabbè, raga, follia. Follia, senza l'utilizzo del Loki. Prendi qua, prendi le missioncine, andiamo. Via, spingere, tirare dritto. Molto bello sto mazzo, raga. Provatelo. Io vi assicuro che vi regalerà molte prodezze. Anche perché, se voi andate su Zone... la Science Performer, c'è questo mazzo, è esattamente lì, ve lo copiate. Vabbè che ve lo lascio sempre in descrizione, il mazzettino Cancun. Raga, io sta location non l'ho capita, perché io devo andare in qualche modo a... boh, giocarmi due location? Dai, frate, giochiamo Cable qui, dai. Vediamo se riusciamo a pescargli qualche cartina. Forge, Forge, Silver Surfer, Forge vuol dire Destroy, ma Destroy, insomma, non si gioca Forge più. E... Nocturne? Oppure Agente Coulson? Agente Coulson ci fulliamo in mano. Però non sarebbe male pullarci in mano. E la butterei comunque Agente Coulson qui. Vediamo. Intanto ci facciamo un'idea di quello che è il mazzo. Che perché di pescare carte soltanto Shang magari ci può essere utile alla causa. Però come vedete in mano ci abbiamo tre carte. Regà, occhio. Regà, occhio che ci abbiamo anche Red Guardian. Bello Thanos, graziati da X-Mansion. Occhio che abbiamo anche Thanos qui. Nel senso Red Guardian, capito? Red Guardian qui si potrebbe anche pensare di fare. Ok. Su Sebastiano. Io snapperei. E si ritira. Capito? È troppo solido, c'ho troppe carte belle sto mazzo. E non perdona. Cioè, se tu gli fai un Red Guardian su un Sebastian Shaw... il Silver Surfer che si basa prettamente sui suoi punti forza. A puttane! Ma c'ho un capello. Perché c'ho un capello che non riesco? Non sono riuscito a legarlo. Sti cazzi. Sembro il bambino di scuola dell'asilo che si chiama Kevin. Dormo tra un turno e l'altro. Allora, ci abbiamo Angela. Jeff. Angela se la setterei subito. Esatto. Esatto, sì. Poi turno 3 abbiamo sempre Jeff Snowguard, capito? Che cicla sempre. Che mi butti?
Vedi Enchantress, vabbè, ma penso sia un mazzo specchio. Lui ce l'ha Gold, io ce l'ho Ink, quindi io devo sottostare alla sua possenza. Oddio, frate, chi c'ha l'aprio? Lui. E allora Snogard ha più Jeff. Summer. Ok. Potremmo tentare comunque di farlo. Guardian, sai. Potremmo tentare ugualmente di farlo. Il problema è che io ho 5 carte in mano facendo Loki, sai che risolvo un bel po' di cose. Io dovrei fare Nocturne, dovrei fare anche Red Guardian. Facciamo Red Guardian così che Angela se ne va. Sì. Intanto, Elsa Bloodstone. Ok, quindi lui ciclerà quella maledetta di Kitty Pryde, no? Sì, dai. Cioè, a me conviene switchare 4 carte. No. Per niente, no. Io butterei Nocturne, capito? Butterei Nocturne a sto punto. Proviamo, no, non me la sento di far Loki adesso. Ok. Visione, perché? Raga, vogliamo provare a scammarlo? Cioè, penso che lui si aspetti che io vada... cioè, Nocturne è buona, sia su Cancun, sia su Bar Senza Nome. Il problema è, lui che dove si aspetta che io giochi? Questo è. Se non giocassi nulla? Perché la sua play sarebbe visione, lo sposti di qui. E... Bar Senza Nome non ha senso che mi sposti visione. Non può playtarmi sta roba. Metti che non play, lui perde la partita. Quindi 1 e 2. Capito, andiamo per differenza. Voglio provare, raga. Trust. Dimmi che non change la location lui però, perché altrimenti è un po' complicata la situazione. No, l'ha cambiata lui. Ha cambiato lui, maledetto. Oh, però ci stava l'idea. Se avessi cambiato Nocturne, capito? Però perdevo lo stesso, perché tanto mi aveva messo Shang lui qui. Ego. Ego. And this is my domain. Lui snappa. Vai, ci giochiamo 8 cubi qui, raga, così con Ego. Sì, 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 fammi le motte, andiamo a vedere. Anche perché con Ego il problema, qual è? Il problema è che... io spero che faccia Loki. Se fa Loki si può fare, capito? Può fare molte cose. Intanto Snowball ce lo buttiamo. Nebula. Allora, tu che cosa dovresti fare, Ego? Mindscape addirittura. Posso andare a giocare io? Col Falco posso andare a giocare io? Scusami, perdonami. Può andare a giocare anche lui. E può andare a giocare anche lui. Oh, è un turno che io posso usufruire. Lì. Cioè potremmo fare benissimo anche Loki. È vero, per quanto mi riguarda. Si è buggato tutto. Electro. Loki. Lasciamo tutto in mano ad Ego poi. Lasciamo tutto in mano ad Ego, ma intanto lasciamo Loki. Blink. Ok. Amigo, and this is my domain. No, frate, non Kitty Pryde. Ma no, Kitty Pryde. Cioè, con tutte le carte che poteva giocare. Con tutte le carte che poteva... Questo è uno scam, frate. Questo è uno scam bello e buono. Cioè, con tutte le carte che potevi giocare, giochi Kitty Pryde. Ma sei serio? Che giochi, mo? Frate, no, è uno scam. Cioè, con tutto il male che hai a disposizione, mi giochi una 1. Per due volte di fila con Selman settato. No, vabbè, questo è uno scam, frate. Questo è uno scam. Cioè, tanto vale Agatha che alla fine ti mette sempre la carta più alta che c'hai, capito? Mamma mia, però, Ego. Mamma mia, però, Ego. Però è così, raga. Quando si vede Ego, si vede Distretto X, si deve snappare per forza. Perché vai, vai con la sorte. Dai, ora gli snappiamo al tizio.
Lo ingetto subito in prima mano con Red Guardian, Jeff e Kitty Pryde. E mi sembra molto ottimo per uno snap. Ok, niente, lui non gioca, vai. Subito, 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 fast. X-Mansion, ok, Jeff. Ah, Angela. Facciamo Angela. X-Mansion, abbiamo Ravonna. Abbiamo Ravonna, noi ci abbiamo Red Guardian. Lo farei. Lo farei, sì. Addirittura, quindi gianchettino per noi. Ho capito. Togli intanto così il profixo, non me lo può fare il turno 4. Intanto. Poi vediamo l'X-Men se ci delizia di qualche cartina. Tu dici, Blue Marvel a lui. Jeff Gable. Facciamo buffare l'Angela in qualche modo. Dopo la vedo molto grigia sta roba. Daredevil, niente. Inutile Daredevil, sai. Bella sta roba. Allora, come vinciamo qui? Con Enchantress? Con Enchantress non vinciamo. Però andiamo a 11, lui gli tolgo tutto l'effetto di Blue Marvel, hai capito? Tanto qui buttiamo la Kitty Pryde, lo snappettino c'è. Vai. Ok, ci sta. Però noi lì abbiamo vinto. Ora, mi dispiace solamente che butterà via la cosa, l'Angela lì. Che comunque ci abbiamo 3 punti, eh. Ci abbiamo comunque 3 punti. Allora lui che cosa gioca? E io devo per forza fullarmi. Cioè fare questo, stop. Vedere se basta, ma non credo. No, Vibranio. Vince lui col Vibranio. No, frate, col Vibranio mi ha battuto. Non ci voglio credere con un punto di differenza. Essere scammato dalle location 2 volte su 2, frate, è comunque allucinante. Dai. Prima con Ego, poi col Vibranio che gli fa vincere la partita. Ok, Cancun, di nuovo. La sto odiando questa location. Dico solo questo. Dai, prendiamoci sto falco e sto orso, così. Oddio, però all'inizio del video ho detto non c'erano animali. Vabbè, questi sono spiriti, raga. Non c'entrano nulla. Angela, perfetto. Ora, abbiamo in qualche modo modo di... Seconda... No, no, possiamo fare nulla. E... Snowguard. Ma chi sono io per non fullarmi e fare Loki? Questa volta lo provo. Mamma mia, Mr. Negative e Nimrod, frate. Agente Coulson, comunque ti sei impegnato. Ok. Jeff Kitty Pryde. Ma vuoi vedere che questo sarà un Loki? Lo butto lì. Vai, Loki qui. Loki qui, ci abbiamo sega... Ma guarda che maledetto. Che abbiamo qui? È il prof. Bello il prof. Bellissimo il prof. Il prof. Butti Jeff qui. Butti. No, la Kitty Pryde non la butterei a sto punto. Perché noi abbiamo anche un altro Jeff da poter soffrire, sai? A sto punto di butterei Jeff qui. Kitty Pryde, esatto. Snapperei. È vero che lui c'ha anche il Profix. È vero che lui c'ha il Profix. Perfetto. Lì. All systems go. Capito, guarda quanta differenza ci abbiamo con la Stark Tower. Poi che fai tu? Gli butti un ulteriore Jeff. Gli butti un ulteriore Jeff, all'aprio lui, all'aprio io. E fai di questo. Io non penso che lui abbia qualche change location, hai capito? Jeff non ne ha perché l'ha utilizzata. Abbiamo vinto la partita. Così. Con il Loki, ragazzi. Trastate sempre il Loki. Vabbè, mi dispiace, ho perso. Kitty Pryde. White Widow. Che c'ha qualche change location? Sage. E non basta, vabbè. Non c'entra quella location lì, capito? Non c'entra.
Ovviamente. Lì, 8000. A posto così. Ce ne possiamo andare benissimo. Ho del mazzo, raga, veramente molto forte il Loki. Non c'è niente da fare. È impareggiabile, secondo me. E gioca molto in difensiva, ha delle belle touch card. E comunque riesce in qualche modo a fare il change con Loki e cercare sempre di avere la play giusta. Vi aspetto stasera in caso volete vedere qualche altro mazzettino spicy. Anzi, stasera facciamo altro oltre Marvel Snap. Ciao.